lavorato per ben 12 anni con il Piccolo Teatro di Milano e con il regista Giorgio Strehler. Qual è il più grande insegnamento che le ha lasciato il maestro? Sarebbero due grandi insegnamenti in realtà che ci terrei a sottolineare. Uno è il fatto che non si finisce mai di entrare nel personaggio e di migliorarlo. Quindi entrando proprio nel vivo del lavoro dell'attore, se questa sera tu sei pronto, sei bravo, ti hanno applaudito in parole povere, domani sera non è che ricominci da capo, ma devi dare ancora qualcosa, devi scavare ancora di più nel personaggio. L'altro è lo studio. Lei ha dichiarato che la recitazione migliora se stessi, soprattutto se si va a scoprire quindi il proprio animo. Perché? Perché la letteratura teatrale racconta la vita, facendo i personaggi in fondo si vanno a scoprire nuove anime e molto spesso ci accorgiamo che dentro di noi, nel nostro DNA umano, ci sono dei riferimenti storici della cultura dell'uomo. Questo è un po' un aspetto anche per noi, può sembrare misterioso, anche per i profani, forse gli scienziati ne possono dire qualcosa di più. Noi attori ci attendiamo a quello che è il nostro lavoro e scopriamo questo, che quando vai a fare Re Lear ti senti Re Lear, in realtà chi sei? Un povero Gerardo Placido qualsiasi che fa questo enorme personaggio storico. E se sei bravo soprattutto, ti accorgi che scopri in te dei valori e quello che poi dovrebbe in maniera molto semplice definirsi il talento di un artista. Come diceva, credo, Gozzano, è la letteratura che forgia la vita o è la vita che forgia la letteratura? Cioè è anche vero questo, non sappiamo se sono i nostri personaggi che ci formano, che ci fanno diventare uomini capaci, insomma, dei talenti artistici e capaci di essere attori, come nel nostro caso, registi. Credo che la vita stessa, quella di tutti i giorni, di quando si va a prendere il cappuccino al bar, quando si litiga con la fidanzata, nel mio caso con la moglie, con i figli, anzi le figlie, ho due figlie femmine, Mariella e Francesco, cito, faccio pubblicità. È quello che fa crescere anche l'attore, l'artista, perché la vita forgia la letteratura, cioè io sono convinto di questo. Se dovesse consigliare ad un attore esordiente Roma, Milano, il Nord Italia o il Sud Italia, lei cosa consiglierebbe? La nostra grande scenografia non è per patriottismo, è la nostra Italia, che è straordinariamente bella, prima di tutto, quindi fotogenica, ma piena di storia, di cultura. Dove vai vai, tu filmi e la storia viene fuori da sola. Diciamo che l'Italia in sé, che è la, se vogliamo definire, il set cinematografico per eccellenza. Infatti la nostra scuola noi la vogliamo impostare come segreteria su Milano, soprattutto, ma non solo per avere un segretariato, né? Quanto proprio perché diventa poi punto di riferimento e anche un po' strategico, perché riteniamo Milano, senza nulla togliere, la nostra bella e grande capitale Roma, insomma anche geograficamente vicino un po' a tutto il resto dell'Europa, quindi anche un po' ci dà la possibilità di viaggiare anche verso il nord Europa. Ma lei ha mai pensato di proporsi al mondo della pubblicità come regista o come sceneggiatore, a parte il cinema, la televisione, il teatro? Sì, è vero, è un peccato che non abbia fatto la pubblicità. Perché non l'ho fatta? Perché forse non mi sono mai presentato un'agenzia, forse perché a volte mi sono vergognato di farla, sembra strano. Anzi, posso anche raccontare che sono stato, diciamo, un grande, se si può definire, nel senso economico, soprattutto attore di fotoromanzi nei primissimi anni. Ho fatto anche una grande pubblicità e indubbiamente ho guadagnato in 6 giorni quello che normalmente avrei guadagnato in 1, 2, 3 anni di teatro. Pensate che sproposito. La verità è che la nostra generazione era una generazione forse non stupida, ingenua sotto questo aspetto, per cui diventavi attore teatrale
E dicevi no, cioè, il teatro è la mia famiglia, il teatro è il mio matrimonio, tant'è che noi diciamo spesso, altra battuta, il teatro è la moglie fedele, il cinema no, è un po' come l'amante. E perché questo? Perché appunto questo matrimonio fedele del teatro non ti tradisce, perché il pubblico si affeziona, anche se è un pubblico ristretto, ma una volta che ti dice sei bravo, te lo continuo a dire, forse anche quando sei a volte meno bravo. Gerardo Placido, in arte amato. Perché? Eccomi. Torno alla religiosità, qui amore però, perché per religiosità, è chiaro, noi intendiamo soltanto il metafisico, ma qualcosa della nostra interiorità. Allora, io avevo una ragazza, sempre parto da lontano, ma la faccio breve, napoletana. Non voglio parlare male delle ragazze napoletane, ma le ragazze napoletane sono veramente gelose. Basta, partiamo da questo punto. E lei dice, no, era contenta che io incominciavo a fare l'attore. Venne a vedere lo spettacolo, tant'è che al Filo Drammatici ci sono i miei primi, insomma, vecchie locandine ancora esposte, col nome Gerardo Placido. Gerardo Placido, a un certo punto, no, io ti lascio. Come mi lasci? No, io ti lascio perché tu hai troppe donne. Insomma, l'attore, siccome il pubblico applaude e pensa che le donne che applaudono, se una donna applaude, per la napoletana... lei, non tutte, per l'amor di Dio, significasse chissà che cosa, che le donne si innamorino, può essere un innamoramento platonico, sì dai, del mestiere, poi siamo uomini come tutti, con tutti i nostri difetti, insomma dico ma no, ma guarda, ma io ti voglio bene, no, non mi puoi lasciare, ma stai scherzando, guarda, io più pazzo di lei, lei pazza e gelosa, io pazzo sotto un altro aspetto, faccio uno spettacolo e metto il suo cognome. Amato. Anzi, faccio uno spettacolo televisivo, il primo sceneggiato, il dipinto di Domenico Campana, mi ricordo, con la Rai, per me è importante, perché mi ha dato uno straordinario successo, se voi vedete nel mio curriculum, quegli anni lì a Milano, fra l'altro, in Corso Sempione. Un successo straordinario, la critica che mi elogia, Gerardo Amato, grande attore, pensiero. La incontro, niente, non ha fatto, ancora di più gelosa, ancora di più mi ha lasciato, ma guarda ho preso il tuo cognome, guarda, per dimostrarti amore, affetto, per la prima volta un uomo prende il cognome della moglie per sposarsi un giorno, che sarebbe stato. Insomma, ci siamo lasciati. Cosa è successo? Perché è rimasto questo nome? Che da quel momento in poi io mi dichiaro sempre Gerardo Placido, ma voi giornalisti mi dite sempre Gerardo Amato. Io devo ringraziare molto, ma non è piaggeria, questa città prima di tutto perché ho vissuto i miei anni, la mia vita, mi ha dato moglie, figli e tanta soddisfazione. Non voglio sembrare romantico, ma incoraggiante per un ragazzo che veniva dal sud a studiare, perché avevo il mio diploma, sono entrato all'università, ma ho incominciato a fare, mai avrei pensato di stare con Strehler, di entrare a lavorare anche alla Scala di Milano, piuttosto che in altri luoghi, per me insomma, è stato un grande sogno per davvero. Ecco.